Inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per esservi collegati anche quest'oggi per questo webinar sulle Rocky Mountain, esperienza, attività ed escursioni d'estate in Montana, Nord Dakota, South Dakota e Wyoming. Relatori di quest'oggi sono Annalisa Mereghetti di tema Nuovi Mondi, Luca Cesaretti per Rheumatours e Air Canada con Mattia Casati, al quale passo la parola, do il benvenuto a tutti e tre, vi passo la parola e buon inizio. Grazie Buongiorno a Lia. tutti. Grazie. Grazie. E eccoci qua. Allora, io sono il primo che parte, naturalmente, visto che prima bisogna arrivarci alle Rockies, noi siamo quelli che vi portiamo. Vi introduco brevemente Air Canada, giusto per farvi capire chi siamo, cosa stiamo facendo e soprattutto quali sono le connessioni che vi possiamo offrire per quelle destinazioni. Air Canada è una compagnia aerea che sta molto bene, nel senso che è in continua crescita, sta macinando record su record negli ultimi anni. Qui c'è giusto un'idea di quello che vi possiamo offrire. Siamo una delle 12 compagnie al mondo più o meno che possono vantarsi di volare in tutti i continenti. Abbiamo oltre 200 aeroporti serviti e siamo naturalmente la più grande compagnia aerea canadese sia a livello domestico che internazionale, e anche la più grande compagnia non americana a operare sul territorio americano. Questo è importante giusto per sottolineare che siamo l'unica compagnia che può offrire le 4 stelle Skytrax sul Nord America, con obiettivo comunque dichiarato di Air Canada di arrivare alle 5 entro il 2020. È un cambio culturale importante che, poiché Air Canada vuole comunque arrivare anche a essere fra le top 10 compagnie aeree nel mondo entro il 2020, stesso anno, e questo cambio culturale lo stiamo facendo attraverso diversi step. Innanzitutto, questo magari l'avete già vista, visto che l'abbiamo presentata a febbraio l'anno scorso in occasione dell'80° anniversario della compagnia, e su Roma qualche rotazione l'ha già fatta, è la nostra nuova livrea. Diciamo che abbiamo messo una sorta di fracca all'aeromobile, l'abbiamo resa un po' più elegante, non si vede dalla foto, ma anche la plancia è completamente dipinta di nero, e soprattutto, cosa importantissima, vi ha riportato la rondelle sull'ala, e anche, come dicevo, sulla pancia, anche la bandiera, nel senso che siamo una compagnia americana, canadese, siamo fieri di esserlo, e soprattutto quello che vuole portare avanti la compagnia è Share Canada with the World, e quindi portare avanti tutti quelli che sono i valori canadesi per cui sono riconosciuti in tutto il mondo come un valore da presentare a tutti. Uno step che abbiamo appena fatto, nel senso che sono state lanciate settimana scorsa, sono le nuove divise fatte da questo stilista di Vancouver che vive a Parigi, che ha completamente rimodernato appunto le varie divise della nostra compagnia. Assieme a questo, il servizio di bordo è stato super curato, nel senso che, come vedete, abbiamo uno chef stellato canadese che si occupa di presentare i piatti per la classe business, anche nelle nostre lounge li trovate altrettanto, al quale si affianca una sommelier, questa sommelier di fama mondiale, per cui abbiamo un'ottima carta dei vini sia a bordo che all'interno delle nostre lounge, in modo che comunque tutti i vostri passeggeri possano trovare un servizio assolutamente di prima classe sui nostri aeromobili. Altra cosa, particolarità carina, siamo riusciti a portare a bordo degli aeromobili il caffè espresso in collaborazione con la Lavazza, invece che offrire il solito classico beverone che praticamente viene aperto su tutti gli aeromobili. La nostra flotta, cosa importantissima, il processo di rinnovazione passa naturalmente attraverso questo, perché poi fisicamente i vostri clienti si siedono sui nostri aeromobili. Cosa che ci tengo a sottolineare di questa slide sono innanzitutto il 787-900-800, che sono i Dreamliner, aeromobili che hanno 2 o 3 anni di vita massimo, tripla configurazione, e sono quelli su cui stiamo puntando, nel senso che tutta la nostra flotta sta man mano spostandosi verso il Boeing. Questo aeromobile lo trovate adesso da Roma perché girerà a marzo-aprile per poi passare al 77 che ha maggiore capacità, il 77 Washington, che è quello che vedete in cima alla lista perché sono in ordine di capacità, sempre in tripla configurazione. Importante anche il 737 MAX, di cui al momento siamo a due, però tutta la flotta nordamericana è un aeromobile che ha più o meno 6 ore di autonomia di volo, quindi tutti i voli sul Nord America, Canada, Stati Uniti verranno effettuati da questo aeromobile, anche questo nuovissimo, quindi tutto con la configurazione che ci aspetta, sempre la tripla classe a bordo. Altra particolarità, Air Canada Rouge, Air Canada ha deciso di fare un discorso per quanto riguarda i 767, che erano aeromobili che avevano ancora abbastanza un lasso di vita abbastanza lungo, però invece che fare come altre compagnie che sulla stessa rotta un giorno potete trovarvi l'aeromobile, quello nuovissimo, l'altro giorno
un 7-6, abbiamo deciso di dedicare questi aeromobili alla Rouge, che è la nostra leisure, nasce con un'ottica di appunto viaggi di turismo per il mercato canadese e nordamericano, e sull'Italia, ad esempio, in questo momento gira su Venezia con una frequenza di 6 voli alla settimana su Toronto, 3 su Montreal. E la particolarità di questo qua, essendo appunto dedicato al turismo, è che non ha la classe business a bordo, ma solo premium economy e economy come configurazione. Facciamo parte della Star Alliance, siamo soci fondatori, ma la cosa più importante sull'Italia è questo. Abbiamo questa alleanza che si chiama Atlantic Joint Venture con il gruppo Lufthansa, con United, per cui abbiamo deciso che su tutto il Nord America, come geografia inteso, Panama, Costa Rica, Messico, Stati Uniti e Canada, usciamo con le stesse tariffe, le stesse classi di prenotazione, in modo che ci possiate trattare come se fossimo un'unica compagnia aerea. Questo vi dà una massima flessibilità anche sulle destinazioni che poi andranno a discutere anche i colleghi. Potete entrare con noi su Denver, uscire da Salt Lake City con United o viceversa, quindi potete, diciamo, sbilanciarvi su questa destinazione. Cosa abbiamo per l'Italia? Aiuto, c'è un po' di rumore di sottofondo. Abbiamo il Malpensa Toronto giornaliero con una stagionalità maggio-ottobre, tripla configurazione. Fiumicino Toronto giornaliero, questo è già partito, partito inizio marzo e dura fine inizio gennaio, come dicevo prima 7-8 che sta girando in questo momento, per poi passare sul 7-7. Fiumicino Monte al giornaliero marzo-ottobre come stagionalità, e infine Venezia, qui c'è un errore, in realtà sono 9 voli a settimana, come segnato giustamente sotto sono 6 voli alla settimana su Toronto e 3 su Montreal. La cosa importante che ormai penso conosciate tutti più che bene, io l'ho messo come reminder, ormai dal 2016 anche solo per chi fa transito in Canada, quindi chiunque metta piede in un aeroporto canadese deve essere fornito di ETA, visto che si fa online, che ha validità 5 anni o scadenza passaporto e 7 dollari canadesi come costo, quindi parliamo di nemmeno 5 euro. Questi sono gli operativi, provi a vedere, visto che poi appunto sono le destinazioni o i tour, alcuni di quelli che vi presenteranno partiranno da Denver o usciranno da Las Vegas, queste sono le coincidenze che abbiamo, che come vedete sono assolutamente ottime, per cui potete tranquillamente sfruttarci offrendo poi il servizio che Air Canada offre dall'Italia. Nuove destinazioni, qui ve le ho messe molto velocemente, quelle soprattutto che possono interessare il mercato italiano. Come dicevo, Air Canada sta ampliando di molto anche la flotta, abbiamo numerosi aeromobili, abbiamo quindi moltissime destinazioni aperte ogni anno, nel senso che siamo più o meno una ventina di destinazioni all'anno che stiamo aprendo. Nemmeno noi riusciamo più a stare dietro a quello che stiamo facendo. Operiamo naturalmente sui Caraibi, visto che in Canada fa freddo e i canadesi piacciono andare a svernare appena possono. Montreal Lima ve l'ho messo come curiosità, nel senso che l'anno scorso Lima via Toronto è stata una delle rotte che ha performato meglio dall'Italia, e quindi quest'anno abbiamo aggiunto anche il Montreal, che fa coincidenza, potete sfruttarvi, Phoenix per dire un po' di destinazioni che facciamo Stati Uniti, il Vancouver sia da Zurigo che da Parigi, visto che l'anno scorso l'abbiamo aperto da Francoforte ed è girato molto bene, soprattutto lo Zurigo potete sfruttarvelo all'interno dell'Alleanza e quindi fare un avvicinamento con Swiss per poi prendere i nostri voli. Ma la cosa più importante che ci tengo a sottolineare, per cui vale veramente la pena fare un transito in Canada per andare negli Stati Uniti, tenendo conto che da Toronto abbiamo più di 60 destinazioni servite, è questo. Quando tu vai negli Stati Uniti via Canada, arrivi in Canada, fai l'immigration americana, non fai quella canadese, fai solo e esclusivamente quella americana, non devi nemmeno fare il riconoscimento del bagaglio, che ti va direttamente alla destinazione finale. E il volo dal Canada agli Stati Uniti è equiparato a un volo nazionale. Quindi negli USA arrivi ai nazionali, prendi il tuo bagaglio, esci felice e contento perché hai già fatto tutto con noi. In termini pratici significa che noi diamo 1,50 ore come connection minima, con la garanzia però che nell'ora e 50 si riesce a fare assolutamente tutto. E questo discorso vale su tutti i principali aeroporti canadesi perché è proprio un accordo fra le due nazioni. Servizi che offriamo a bordo, allora da Milano, Roma e Roma, come dicevamo, vogliamo con la mainline, quindi 77, 78 e 330 sulla Fiumicino Montreal. Questo è il sedile, la foto che vedete è il sedile di business class. Una volta steso diventa letto completo naturalmente della lunghezza di 2,05 m, quindi veramente con un bello spazio per i vostri passeggeri. Configurazione 1-2-1 a spina di pesce, nel senso che anche i due centrali sono separati da una paratia.
e ognuno ha suo bel accesso diretto al corridoio e quindi il massimo privacy per tutto il volo. E naturalmente poi con tutti i servizi che ci si aspetta da una classe del genere, come vedevamo prima, dai piatti firmati alla carta dei vini, eccetera, eccetera. Premio Economy Class, questa sta andando molto bene e la cosa carina è che sono solo 3 file, quindi una cabina completamente dedicata, separata sia dalla business che dalle class economy. Sono solo 3 file, sono 7 sedili per fila, quindi fondamentalmente si viaggia al massimo con altre 20 persone. Sedile più largo, massima reclinabilità, per noi la premium economy è vista come un prodotto verso l'alto e quindi vengono offerti naturalmente tutti i servizi di priority dai bagagli a chi per essi e questo è un prodotto che potete tranquillamente vendere anche per viaggi di nozze eccetera, perché comunque la differenza di prezzo quando si trova una buona offerta è di 4, 5, 400 euro, magari anche qualcosina meno rispetto a un'economy piena. E quindi gli offrite quel qualcosina in più che sicuramente i vostri clienti magari non riescono ad arrivare a una business perché è al di fuori del loro budget, ma questa è assolutamente un'ottima via di mezzo. Economy Class internazionale, che qua vi segnalo giusto quella del Dreamliner che è 333, nel senso che non c'è la fila centrale da 4, tanto amata dai passeggeri, ma abbiamo deciso di fare un discorso del genere. Business class transcontinentale, parliamo di un volo che può essere il Toronto Vancouver o Toronto San Francisco Los Angeles, quindi tutti i voli che iniziano ad avere una certa durata sopra le 6 ore, offriamo il sedile di business, quello che abbiamo visto prima, perché sui voli nordamericani o canadesi dove la durata è diversa, nel senso che parliamo delle 3 ore, 3 ore e mezza, questo è il sedile che offriamo, che è quello praticamente sedile di business di una volta fondamentalmente. Con i servizi assolutamente parificati, Prefer Seats, anche per noi i sedili sono a pagamento, la preassegnazione dei posti da maggio dell'anno scorso, parliamo di 30 euro per segmento dall'Italia, 19 euro invece sui voli nordamericani per la preassegnazione dei posti. Nel caso dei Preferred si parla di 80 euro invece, sempre a persone, Preferred sono i classici film, i classici sedili in corrispondenza alle uscite di sicurezza o primi dopo la cabina di Premium Economy. Air Canada Café, questo ci tengo a segnalarvelo giusto perché come tutte le compagnie nordamericane, sui voli Canada, Stati Uniti non sono previsti, non è previsto servizio a bordo, nel senso che viene offerto solo una bevanda ma non i pasti. Per i pasti abbiamo questo servizio Air Canada Café che comunque è economico. Questa pedalina che vedete, questa wrap con una bevanda, la prendete per neanche 5 euro a bordo. Passiamo alla Rouge, che è quella che vi dicevo, opera da Venezia. Differenze fondamentali che dicevamo rispetto alla mainline. Non c'è la classe business, ma c'è solo una premium economy. La foto che vedete è esattamente quella del sedile di premium, che quindi è esattamente il sedile di business che vedevamo sul Nord America. Anche qua spazio dedicato, preferred sia il check-in che il imbarco, sbarco e bagagli. Quindi anche qua tutto quello che ci si aspetta. Una cosa particolare degli aeromobili di Air Canada Rouge, che è molto importante che segnaliate ai vostri passeggeri, anche perché poi potete trovarla anche su alcune rotte sugli Stati Uniti o Caraibi, è che l'intrattenimento di bordo è particolare, diciamo così. Nel senso che non ci sono più gli schermi singoli per ogni passeggero, ma bisogna scaricare la nostra applicazione gratuita di Air Canada prima di salire a bordo sul tablet, laptop o che per essi, e quindi poi l'intrattenimento lo si ha tutto direttamente sul proprio device. Si sfrutta quello, quindi durante il volo, a titolo completamente gratuito, addirittura per chi non dovesse avere nulla può affittarsi a bordo un iPad per il costo di 10 dollari canadesi, quindi all'incirca con neanche 7 euro lo si può prendere con tutto precaricato, per chi vuole in premium economy è comunque già offerto. Questa è l'economy, quindi comunque a parità di aeromobili naturalmente c'è un po' più meno spazio poiché appunto dedicata al turismo. Altra cosa molto interessante è l'equipaggio. L'equipaggio di bordo ha un'età media di 35 anni e per cambiare completamente l'approccio al passeggero addirittura fa una scuola di formazione in collaborazione con la Disney, soprattutto con un occhio di riguardo alle famiglie. Cosa importante per le famiglie quando volano con noi, prima vi dicevo che la preassegnazione dei posti è a pagamento, in realtà per le famiglie la facciamo gratuita, quindi chi ha famiglie con figli ci può tranquillamente contattare che gli preassegniamo i posti in modo che siano sicuri che viaggino tutti assieme. Servizio a terra, business class check-in, questo l'abbiamo introdotto a Toronto, visto che adesso non sto trovando una mappa, ma se voi guardate una mappa, tutti i voli che vanno sul Nord America, Toronto è geograficamente il primo punto d'ingresso, essendo che i voli passano sulla Groenlandia. Toronto ha capito questa cosa, la sta sfruttando per diventare un importante hub a livello nordamericano. E
Come infrastruttura si sta molto modernizzando, abbiamo fatto quest'area di business class che appunto è solo dedicata a questi passeggeri, per cui si arriva, si fa, non c'è più solo il desk dedicato in corrispondenza di alti voli, ma un'intera area dedicata all'aeroporto. Maple Leaf Lounge, queste sono nostre, anche queste sono tutte molto recenti, le stiamo rifacendo tutte, ne abbiamo a Francoforte e a Londra. Come voli europei, quindi a Francoforte la sfruttate per i vostri clienti che passano appunto via Germania con l'alleanza che abbiamo con Lufthansa, per cui si ha il diritto di accesso per tutti i clienti di business e infine servizio di concierge. Questo sfruttatelo perché è veramente interessante. L'abbiamo sia a Roma che a Milano, titolo completamente gratuito. I concierge sono in aeroporto e sono lì a dare il benvenuto o assistere in tutte le formalità doganali dei vostri passeggeri di business class. Quindi avete un cliente particolarmente importante, un cliente a cui ci tenete, voi segnalatecelo prima, che noi poi giriamo la segnalazione ai nostri concierge, facciamo bella figura noi, fate bella figura voi e soprattutto il passeggero si sente coccolato e trattato bene, sappiamo che questo fa decisamente la differenza. Ultime due cosine, questa che vi vedete è una schermata giusto per darvi un'idea di quelli che sono i servizi che possiamo offrire a bordo anche solo a livello di pasti. Guardando dal basso abbiamo solo quattro opzioni come vegetariano, nel senso che comunque avendo un network così ampio e servendo delle destinazioni così diverse, siamo in grado di andare incontro a tutte quelle che sono le esigenze dei vostri passeggeri e quindi anche qua basta che contattiate il nostro ufficio di Roma e noi vi assegniamo. Vi possiamo segnare tutte le necessità di cui avete bisogno. Questa è una curiosità, l'ho messa perché probabilmente tra poco la vedremo arrivare anche in Italia. Al momento è attiva solo sul Nord America. Praticamente all'incirca un paio di giorni prima della partenza del volo, tutti i passeggeri che ne hanno diritto, viene fatto direttamente dal nostro sistema, ricevono una mail in cui gli si chiede quanto sono disposti a pagare per passare alla classe successiva, quindi dall'economy alla premium o dalla premium alla business, una vera e propria asta. 48 ore prima si chiude l'asta, i passeggeri che hanno fatto l'offerta più alta, diciamo così, ricevono una conferma che la loro offerta è stata accettata e quindi pagheranno quello che vogliono per passare alla classe successiva. Ultima cosa, questo è quello che vi segnalavo, servizi mobili, questa è l'applicazione. Mi raccomando, fatelo scaricare a tutti quelli che hanno un nostro volo Rouge, perché senza di questo altrimenti non riescono ad avere accesso all'intrattenimento di bordo. Infine, i nostri contatti, cosa importantissima che fa parte di quello che vi dicevo, del cambiamento culturale che c'è in corso in Air Canada. Tutto quello che vedete siamo noi in Italia, nel senso che non passate da call center sparsi per il mondo, parlate sempre solo direttamente con noi. Siamo una compagnia che è ancora in grado di aiutarvi e ci tiene soprattutto ad aiutarvi. E quindi, in caso di problemi, interventi, necessità, come dicevo prima, preassegnazione posti per i bimbi, eccetera, eccetera, voi segnateveli bene e contattateci perché siamo a vostra completa disposizione. Questo è quanto, ho fatto una breve introduzione, comunque poi avete anche i miei contatti se avete bisogno di qualche informazione in più, qualche domanda, qualche dubbio che vi posso togliere. Nel mentre vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola ad Annalisa. Sì, grazie Mattia, ottima presentazione, molto interessante. Niente, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Entriamo quindi nel tema del nostro webinar odierno, quindi esperienze, attività, discussioni estive nei quattro stati del Nord-Ovest, Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming. Ormai conoscete bene la zona, siamo nel nord-ovest, il consorzio Real America comprende appunto i quattro stati di Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, con le due città porte d'accesso, Denver e Minneapolis. Io farò un breve excursus sulle attività che si possono fare, le attività outdoor e le esperienze che si possono fare appunto nella nostra regione. Poi Luca, nella sua presentazione, narrerà degli itinerari creati da Rematus, quindi da Luca, parlando sempre, combinando appunto queste attività ed esperienze outdoor. Partiamo con Montana. Il Montana, ecco, questa è una piccola slide con quattro attività principali. È una vacanza qui nel Montana, una vacanza innanzitutto molto rilassante e rigenerante. Comunque in tutti e quattro gli stati. Le attività all'aria aperta sono attività molto avventurose, ma soprattutto scenografiche. Sono tutte esperienze ideali per chi vuole evadere nell'immensa natura della nostra zona, nei grandi spazi. Ci
circondati ovviamente da fauna e da flora e dalla bellezza dei paesaggi. Il Montano è per eccellenza la patria del fly fishing, cioè la pesca a mosca, la prima foto che vedete in alto a sinistra. Nel Montana la pesca è uno stile di vita. Se molti di voi magari si ricordano il film con Robert Redford, In mezzo scorre il fiume, perché appunto questo film è stato girato interamente nel Montana, precisamente nella zona dell'area della cittadina di Missoula. È un vero e proprio documentario su questa attività, sulla pesca a mosca e sulla natura appunto dello Stato. Come vi dicevo, appunto, è il paradiso per i pescatori. Offre circa un 3.400-3.500 km di corsi d'acqua e di laghi per un'estensione di circa 1 milione di ettari, quindi è effettivamente il paradiso per gli amanti della pesca. Ovviamente le altre attività principali sono tour in barca, specialmente anche in prossimità del Glacier National Park, camminate, quindi hiking, e ovviamente le gite a cavallo in uno dei numerosi ranch posizionati nello stato. Vi do anche alcune piccole curiosità, insomma, che sono novità per la stagione 2018 che ci sono state inviate appunto dagli stati. Questa è una delle principali novità per la visita al Glacier National Park. Difatti si può visitare il parco a bordo di un motorino con Glacier Moped Rentals gestito da Swan Mountain Outfitters. Io qua ho messo il sito internet in basso, vedete, swanmountainglacier.com. Con questa compagnia si noleggia appunto il motorino per le self-guided tour in partenza dalla zona di West Glacier, quindi siamo a 3 km dall'ingresso occidentale del parco. Per noleggiare questi motorini non è necessaria la patente della moto, quindi chiunque può noleggiarla. Viene dato ovviamente una sorta di briefing orientativo sulla sicurezza e sulla guida del motorino, viene fornito il casco e poi una mappa, e è possibile poi scaricare una app con dei consigli degli itinerari per visitare al meglio il glacier. Questo l'avevo comunque già spiegato in uno dei webinar precedenti. In Montana è presente questa Tourism Alliance, formata da società e da compagnie che gestite interamente da nativi americani, che effettuano appunto tour guidati con nativi, il cui scopo, come vedete qua nella slide, è di preservare e quindi di proteggere, di interpretare gli usi, i costumi e le tradizioni dei nativi americani. Sapete benissimo che la zona è ricca di, specialmente il Montana, è ricca di riserve indiane, e appunto è possibile effettuare questi tour giornalieri guidati da nativi americani per conoscere al meglio la loro storia. Qua ve ne segnalo giusto due, ad esempio Suntours, che è questa società che principalmente effettua dei tour guidati nella zona del Glacier. È lungo la strada panoramica da Going to the Sun, nel Glacier National Park. Le guide sono principalmente guide Blackfeet, quindi dei piedi neri. E ovviamente si ha una profonda conoscenza di tutta la storia delle loro tribù. Altra compagnia è la Saluke Tours, sempre ovviamente gestite da nativi americani. Loro effettuano dei tour giornalieri di circa un'ora che partono dal campo di battaglia, dal famoso campo di battaglia di Little Bighorn, e conducono appunto nei punti principali dove venne appunto questa famosa battaglia. I tour partono dal visitor center di Little Bighorn e durano circa un'ora. No, quindi non è necessaria la prenotazione. Qua vi ho messo i prezzi per gli adulti e per i bambini e lo schedule dei vari tour giornalieri. In Montana è possibile anche avvicinarsi, insomma, a quello che è il vecchio West, quindi come non farlo se non scoprendo e visitando le ghost town, le città fantasme. Le principali sono quelle che vedete nella slide, Virginia City e Nevada City. Praticamente si ripercorre un po' quello che era lo spirito della frontiera, l'epopea della corsa all'oro. Virginia e Nevada City sono due città molto importanti e quelle più visitate. Sono situate nella zona a ovest, diciamo, del parco di Yellowstone. Entrambe sono state fondate nel 1863
e costituiscono un patrimonio, diciamo, incredibile e sono state considerate le più belle cittadine storiche originali, quindi dell'Old West, ancora oggi preservate appunto negli Stati Uniti. A queste se ne aggiungono molte altre, come Bannack, che comprende poi il Bannack State Park, la cittadina fantasma di Garnet, poi ce ne sono anche altre in Montana come Black Pine e Pony. La Ghost Town di Virginia City poi è addirittura dichiarata National Historic Landmark e pensate che oggi in questa cittadina vivono solamente 132 persone, però è molto bello comunque visitarle perché comunque si visitano i vecchi edifici originali del vecchio West. Sono praticamente edifici perfettamente restaurati e durante l'estate ci sono anche degli interpreti che poi guidano a dei tour esplorativi della zona e organizzano anche dei piccoli eventi, specialmente durante i weekend estivi, quindi dal Memorial Day fino al Labor Day. Qui anche in questo caso ne abbiamo parlato anche nei webinar passati e lo spiegherà sicuramente anche Luca nella sua presentazione, visitando i parchi di Yellowstone e di Glacier. Noi consigliamo sempre una visita di alcune zone del parco a bordo di questi storici bus. I bus sono i Red Bus al Glacier, quindi i bus sono rossi al Glacier National Park, mentre sono gialli i Yellow Bus, ovviamente nel parco di Yellowstone. I bus partono nei diversi lodge del parco, quindi è sempre ovviamente è consigliata la prenotazione, perché comunque durante il periodo estivo sono molto gettonati. Passiamo anche a un'esperienza. Questa più che un'attività, anche qua in questo caso è un'esperienza. Glamorous Camping, cioè il glamping. Qua con Under Canvas, che è questa società che gestisce diversi campi tendati di lusso in diverse zone degli Stati Uniti, appunto ce l'abbiamo anche in Montana. Montana, le location sono West Yellowstone, siamo praticamente a 10 minuti dall'ingresso west del parco di Yellowstone e a West Glacier, quindi vicinissimo all'entrata del Glacier National Park. Come vedete dalle immagini, si tratta di ambientazioni molto suggestive e di alloggi, ecco, diciamo, particolarmente unici e suggestivi, molto confortevoli, dotati quindi di ogni comfort. È un'alternativa quindi al classico, ovviamente, prenotamento in hotel o in un lodge. Entriamo invece nel vicino North Dakota, siamo sempre quindi nella zona nord, in North Dakota, anche in questo caso come in Montana, ricchissimo, è sede di moltissime attività outdoor, quindi dall'avvistamento della fauna, quindi wildlife watching, alle gite a cavallo, specialmente nel Theodore Roosevelt National Park, a percorsi di hiking e biking, o addirittura canoa e kayak. Nello specifico, oh, scusate, sono andato troppo avanti. Nello specifico, l'ultima foto in basso a destra, hiking e biking in questo trail che si chiama Mahaday Hay Trail. Questo è il più lungo percorso di mountain bike degli Stati Uniti. Sono 820 km, si viaggia interamente nel territorio delle Badlands del North Dakota. E il trail collega la parte nord e la parte sud del Theodore Roosevelt National Park. Si snoda praticamente attraverso la zona del Little Missouri, praticamente attraverso la Little Missouri National Grasslands all'interno delle Badlands del North Dakota. Curiosità, Mahaday Hay Trail, Mahaday è ovviamente una parola di lingua nativa della tribù dei Mandan, che significa un'area che esiste e rimarrà per lungo tempo. Anche in questo caso, curiosità, come nel vicino Nord Dakota, si può scoprire la cultura dei nativi del Nord Dakota con i tour guidati da membri delle tribù dei Mandan, degli Arikara e degli Itazza, che sono alcune delle più importanti tribù che vivono in North Dakota. Lo scopo è sempre quello di educare e preservare le tradizioni dei nativi, con lo sviluppo appunto della sostenibilità delle attrazioni turistiche. Quindi si effettuano dei tour guidati con loro, si assistono alle loro celebrazioni,
Quindi sì, lo scopo è sempre quello di preservare la forte identità culturale di questi nativi che vivono nelle riserve dello Stato. Questa è un'altra esperienza che abbiamo anche qui già citato in altri webinar passati, la cittadina di Medora, cioè la cittadina western di Medora, che è a porta d'accesso al Theodore Roosevelt National Park, organizza ogni anno, ogni sera d'estate, quindi da giugno, con uno schedule da giugno fino all'inizio settembre, alle 19:30, questo Medora Musical, questo western show molto patriottico che si svolge in questo un vero e proprio anfiteatro, diciamo, naturale, all'aperto, circondato appunto dalle Badlands del Nord Dakota. La Pitch for Fondue invece è questo, segue lo schedule del Medora Musical. Praticamente è questa location dove si possono gustare delle ottime e succulenti bistecche di manzo immerse nell'olio e gustare quindi un tipico piatto da veri cowboy. Come vi dicevo all'inizio, tra le attività appunto ideali da fare in Nord Dakota c'è l'horseback riding, quindi le gite a cavallo, quindi uno dei modi migliori per vedere la terra dove nasce il West è proprio quindi a cavallo. Il cavallo ha giocato un ruolo molto importante nella colonizzazione del Nord Dakota, fin dall'epoca dei vecchi pionieri. Oggi in molte zone sono rimaste comunque accessibili solo col cavallo o addirittura a piedi. Oltre al Parco Nazionale del Theodore Roosevelt, che offre circa 190 km di percorsi per gite a cavallo, ci sono anche altri parchi statali ideali per escursioni a cavallo, come il Little Missouri State Park, la Stanley Creek State Recreation Area, il Fort Abraham Lincoln State Park nei pressi della capitale Bismarck e il Fort Ransom State Park. Il Theodore Roosevelt comunque è quello più importante, specialmente la zona sud, che è la South Unit, cioè il versante quindi meridionale del parco nazionale, che include circa 130 km di percorsi ben segnalati. È permesso andare a cavallo in tutte le zone del parco, con la sola eccezione delle aree predisposte al campeggio o comunque ai picnic e ai sentieri ovviamente naturalistici. Questa è una piccola curiosità per rivivere l'epoca e l'esperienza come nel vecchio West. Questo è un'esperienza di viaggio, si chiama Fort Stewart Wagon Train. È un vero e proprio viaggio da veri pionieri, cioè si viaggia con vestiti e con abiti dell'epoca, vivendo senza le comodità che le comodità d'oggi, camminando, cioè si viaggia o camminando o cavalcando oppure su uno dei carri delle carovane e si impara così la storia del vecchio West. Quest'anno questo viaggio è schedulato dal 24 al 30 giugno 2018. Ogni anno questo percorso si tiene, questo viaggio itinerante si tiene sempre comunque a fine giugno e dura una settimana. Al giorno si percorrono circa 30 km per avere un totale, cioè durante tutta la settimana si viaggia per circa 150-160 km totali e le guide narrano appunto la storia del vecchio West. Vedete qua alcune scene, quindi gente che va appunto a piedi, chi viaggia a bordo delle carovane, poi ci si ferma, ci si accampa e si mangia come nel vecchio West. È una curiosità, una nuova esperienza di viaggio. Si parte dalla cittadina di Jamestown, esattamente dal Fort Stewart Infantry Post. Jamestown è questa cittadina che si trova a est di Bismarck. Sempre a Jamestown, interessante è l'esperienza da fare in questo Frontier Village, che è un villaggio che riproduce una comunità del vecchio West, edifici originali dei vecchi coloni, dei pionieri che sono stati trasportati dai vari luoghi del Nord Dakota e posizionati qui. Praticamente è un villaggio che offre uno spaccato della storia dello Stato. Ci sono diversi appunto edifici, anche numerosi negozi con oggetti artigianali e
shopping made in North Dakota. Qui si organizzano anche dei tour a bordo degli stagecoach, quindi delle carovane, e anche delle pony rides, quindi delle gite con i pony per i più piccoli. Passiamo invece al vicino confinante South Dakota. Ecco, queste sono alcune delle attività che si possono fare. Io vi ho elencato solo una selezione, ovviamente c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi dal hiking nella zona occidentale, nel Black East del South Dakota, dai tour in moto, quindi percorrere le strade panoramiche più belle a bordo di una moto, o addirittura entusiasmanti tour in mongolfiera, con Black Hills Balloons, o andare in bicicletta lungo il Mickelson Trail. Il Mickelson Trail è stato il primo percorso del sistema forestale dello Stato, creato nel 1998. Si estende per circa 83 km, tutte ovviamente siamo sempre nella zona delle Black Hills. E segue praticamente questo percorso, segue il letto abbandonato di un fiume e poi sale abbastanza molto dolcemente, comunque verso le rocce, le foreste di pini delle Black Hills. È adatto a veramente a tutte le categorie dei ciclisti, quindi sia principianti che più esperti, e sale fino a un'altitudine di 1860 metri. Comunque non supera mai delle grandissime percentuali di pendenza, quindi è veramente adatto a tutti. Anche qui vi elenco delle piccole curiosità, come ad esempio i tour in elicottero per scoprire sempre la zona delle Black Hills, quindi per scoprire le attrattive delle Black Hills come Crazy Horse e il famosissimo Monte Rushmore, o il Parco Nazionale delle Badlands. Quindi non ci sono solamente tour in elicottero sul Grand Canyon, ma anche qui in South Dakota è possibile effettuare un divertente tour in elicottero per scoprire appunto tutte le bellezze della zona, della regione. I tour in elicottero sono gestiti da Black Hills Aerial Adventures, e qua che vedete è il sito internet della società. All'interno del Parco State Park, quindi siamo sempre nella zona del Black Hills, quindi nella zona vicinissima alle principali attrattive come Monte Rushmore e Crazy Horse, c'è questo Parco statale Cassia State Park, che io suggerisco sempre, consiglio sempre una visita all'interno di questo parco statale, perché è molto bello. È un parco che io amo particolarmente, dove vive una mandria di bisonti di circa 1200-1300 capi. All'interno è possibile pernottare nei bellissimi lodge all'interno appunto del parco, e qui è possibile fare delle attività, dei tour in partenza appunto dai vari lodge. Questo Wildlife Safari Jeep Tour è un, lo dice la parola stesso, quindi è un tour che si effettua con queste Jeep. È un tour guidato, parte dallo State Game Lodge, e i tour sono disponibili dalle 8 fino alle 18. Quindi fino alle 6 di sera sono disponibili questi tour di avvistamento della fauna locale. O addirittura in partenza da un altro lodge, precisamente dal Bluebell Lodge. Questa è un'esperienza che io consiglio a tutte, principalmente alle famiglie con bambini, l'Hayride and Western Cookout, cioè si parte dal Bluebell Lodge a bordo di una carovana con un cowboy che suona, quindi che intrattiene gli ospiti, e poi si cena con un classico pasto, una classica cena da veri cowboy, quindi con carne, fagioli. Vedete la foto in basso a sinistra, si mangia con le altre persone, con il cappello da cowboy, è una classica cena western cookout. È un'attività che io consiglio fortemente, ecco, alle famiglie, principalmente alle famiglie con bambini. La prenotazione ovviamente è sempre obbligatoria. Parlando sempre di cena cowboy, quindi di western food, qui in South Dakota un'altra esperienza da fare è il Chuck Bagel a Fort Hays. Questa è un'esperienza che viene fatta tutti i giorni da metà maggio a ottobre, quindi durante la stagione estiva. Siamo a 10 km da Rapid City, che è la cittadina porta d'accesso
alla zona delle Black Hills. La location dove è situato appunto questa esperienza è Fort Hayes, dove praticamente sono stati girati praticamente sono i luoghi, le location, quindi gli edifici dove hanno girato il famoso film Balla coi lupi. Quindi qua si visitano gli edifici, prima si visitano gli edifici, è un ingresso interamente gratuito. Quindi si visitano gli edifici del film Balla coi lupi, e poi alle 18:30 si entra in questa arena. Prima si scena per questo Chuck Barron Cowboy Dinner, e poi si assiste a uno spettacolo di musica western fino alle 20:15. Vi ricordo che il Chuck Barron, vi spiego un attimo che cos'è il Chuck Barron. Il Chuck Barron è un tipo di carro che veniva usato nel vecchio West per trasportare tutto l'equipaggiamento, il vettovagliamento da cucina nelle praterie americane. Questo tipo di carro formava appunto il wagon train o carovana dei cowboy, e il termine Chuck Wagon deriva dalla parola Chuck, che è uno slang per indicare appunto il cibo. E anche in questo caso quindi si gusta un vero e proprio western food, quindi fagioli, carne, e poi si assiste a questo spettacolo di musica interamente country. Nei pressi, lo spettacolo finisce alle 20:15, si è pronti per andare a vedere nei vicinissimi Monte Rushmore la cerimonia di illuminazione, la Evening Lighting Ceremony del Monte Rushmore. Quindi si assiste proprio all'illuminazione del famoso memoriale dedicato ai quattro presidenti. Lo schedule ovviamente si ha durante la stagione estiva, quindi parte dal 25 maggio fino al 30 settembre. Qua vedete gli orari, o è dal 21, dal 25 maggio all'11 agosto si ha questa l'illuminazione alle 21, ovviamente dal 12 agosto al 30 settembre l'orario cambia e quindi parte alle 20. Dal 1 ottobre non c'è nessuna cerimonia, però la scultura è comunque illuminata durante la sera. Quindi anche questo, insomma, è un'occasione, una visita alternativa alla classica visita, insomma, diurna dei Monte Rushmore. Anche in questo caso, la novità di quest'anno, come vi dicevo prima per il Montana, la novità è che Under Canvas ha aperto anche dei campi tendati in South Dakota. Siamo a Keystone, quindi nella cittadina dove ci sono i Monte Rushmore. I campi tendati sono disponibili dal 10 di maggio, come vedete dalla foto in alto a sinistra. Si hanno questi campi, si ha la tenda proprio di fronte ai Monti Rushmore. Siamo nel mezzo delle Black Hills, quindi è un diciamo c'è un'incredibile vista sulle Black Hills, una vista appunto sulla monumentale scultura dei quattro presidenti. È decisamente un'esperienza di vacanza con una vocazione totalmente outdoor. Il campo tendato, questo campo tendato di lusso, si armonizza benissimo con l'ambientazione appunto delle Black Hills, quindi uno scenario perfetto sia per famiglie ma anche per coppie ed avventurosi solitari. Un'altra novità di quest'anno sono questi carri, cioè si può noleggiare, quindi dormire all'interno di questi wagon presso The Wagons at Rushmore Shadows, che sono appunto adibiti per il pernottamento. Vedete una foto dell'interno, una situazione comunque abbastanza confortevole. I wagon sono usati appunto diretti di ogni comfort per il pernottamento. Anche in questo caso, come appunto i campi tendati in Under Canvas, è un'alternativa alla classica al classico pernottamento in hotel. Passiamo invece quindi in Wyoming. Il Wyoming, anche in questo caso ovviamente, qui il tesoro più prezioso è costituito anche in questo caso dalla natura incontaminata, dalla grande natura incontaminata dello Stato. Nell'angolo nord-occidentale si estendono i parchi nazionali di Yellowstone e Grand Teton.
che sono, diciamo, un must per le attività outdoor. Lo Yellowstone, specialmente per i sentieri naturalistici e per il wildlife watching, quindi l'avvistamento della fauna, per vedere appunto la fauna locale. Quindi oltre ai noti mammiferi come l'orso, l'alce, il bisonte, lo Yellowstone ospita anche cervi, l'antilope, le bighorna e i lupi, lupi che sono stati reintrodotti nel 1996. La zona migliore per vedere i lupi è la zona, la parte nord orientale del parco, la cosiddetta Lamar Valley, che è la zona, appunto, come dicevo, migliore per avvistare i lupi. Si può partecipare anche a delle escursioni di wolf watching, o comunque anche a altre escursioni, quindi la classica wildlife watching organizzata dagli outfitter locali. Il Grand Teton, invece a sud del Parco di Yellowstone, il Grand Teton è diciamo, il paradiso per gli amanti di escursioni, di escursionisti. Quindi il parco ospita circa 300 km di sentieri escursionistici, quindi veramente il hiker ha l'imbarazzo della scelta. Ovviamente sono anche, si possono svolgere anche altre attività come l'arrampicata sulle rocce e la pesca. Anche qua fiumi e laghi sono molto numerosi. Ovviamente bisogna sempre procurarsi la licenza di pesca presso gli outfitters. Nella prima immagine a tua sinistra ho messo una foto del rafting, perché è, diciamo, l'attività principale che si svolge, una delle attività d'acqua principale che si svolge in Wyoming. Sono delle divertenti escursioni di rafting che si effettuano principalmente a Jackson Hole o a Cody. Diverse sono le compagnie che le organizzano, quindi io consigliamo sempre, durante un itinerario che tocca appunto Jackson o Cody, di poter dedicare quelle 2 o 3 ore anche a una divertente escursione di rafting. Il Wyoming poi ovviamente non a torto si considera denominato il cowboy state del nord-ovest e conta il maggior numero di amanti di cavalli selvaggi. Qual è le zone migliori per poter vedere questi cavalli selvaggi? In Wyoming sono o percorrendo la Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop 2, questo, diciamo, questa Scenic Byway che segue una serie di strade di campagna tra Rock Springs e Green River, una bellissima strada dove è possibile ammirare appunto questi cavalli selvaggi. O se no si può visitare la nuovissima Wild Horse Sanctuary, che è la prima ed unica riserva di cavalli selvatici Mustang situata nel Wyoming, precisamente a Lander, nella zona, siamo proprio nella Wind River Indian Reservation. Vi ricordo che la Wind River Indian Reservation è l'unica riserva di nativi presenti nello stato del Wyoming. La riserva, appunto, vi dicevo, si trova a 11 km da Lander e offre uno spazio naturale, quindi un habitat sano ed incontaminato, contando oltre 150 cavalli. È stata inaugurata nel giugno, credo, di 2 anni fa, quindi del 2016. Offre tour al pubblico con accesso gratuito al Visitor Center, che praticamente illustra tramite dei cartelloni, delle gallerie espositive, illustrano la storia e le tradizioni dei Mustang in relazione ovviamente alla cultura dei nativi americani. Vi ricordo che si trova a Lander, nella Wind River Indian Reservation. Passiamo poi ad altre esperienze un po' particolari che comunque richiamano sempre l'atmosfera western, tipica delle rocciose, tipica soprattutto del Wyoming. Passiamo a Cody. A Cody si può assistere al Dan Miller's Cowboy Music Review and Dinner Show presso il Buffalo Bill Center of the West, che è il museo dedicato a Buffalo Bill, quindi a tutta la cultura western, la cultura dei nativi americani che si trova a Cody, di cui ovviamente consiglio la visita. Qui schedulato dal 1° giugno fino a fine settembre, dal lunedì
al sabato si può assistere a questo western show, questo spettacolo western del famoso cantante e musicista western Van Millers. O addirittura si può ammirare uno storico Wild West Show nel teatro di Cody, nel Cody Theater sulla Sheridan Avenue. Queste sono le date in cui verranno effettuati questi spettacoli dal 27 giugno al 28 giugno, dal mercoledì al sabato alle 20. Vi ricordo che Buffalo Bill, vi ricordo un attimo giusto due parole sulla figura di Buffalo Bill, che è stato un attore statunitense, un cacciatore, ma anche un soldato, un esploratore e un impresario teatrale, quindi un uomo veramente, insomma, multitasking. Nel lontano, a fine 1880, creò il Buffalo Bill Wild West Show, che era, in sostanza era uno spettacolo circense in cui venivano ricreate tutte le varie rappresentazioni western, tra cui la famosa battaglia di Little Bighorn, dove morì, perse la vita il generale Custer. Tra i protagonisti dello spettacolo c'erano dei cowboy, dei veri cowboy, dei veri indiani, dei veri nativi. Ci furono anche, tanto per citarne alcune, Toro Seduto, la fuorilegge Calamity Jane e il nativo Alce Nero. Questi Wild West Show, questi spettacoli, ebbero un grandissimo successo in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Europa. E tra l'altro Buffalo Bill, se non lo sapete, insomma, fece anche degli spettacoli anche in alcune città italiane, tra cui Torino, Alessandria, Milano, Bergamo, Brescia e anche a Roma. Quindi questo, insomma, è un'occasione per poter vedere una rievocazione dei famosi Buffalo Bill Wild West Show. Un itinerario che tocca Cody e Jackson non possono mancare gli spettacoli dei gunfighters, queste vere e proprie sparatorie nelle piazze di Cody e di Jackson. Queste si tengono ovviamente durante il periodo estivo, da giugno a settembre, nelle piazzette principali della città, delle due cittadine. Quindi a Cody siamo di fronte allo storico Irma Hotel, che era della sorella di Buffalo Bill, tanto per darvi un piccolo gossip, mentre a Jackson, nella Town Square, è uno spettacolo che dura circa 30 minuti, si mettono in scena praticamente queste sparatorie, sono dei veri e propri mini spettacoli teatrali, tra l'altro interamente gratuiti, quindi un'occasione anche divertente, per assistere alle vecchie sparatorie del West. Sempre a Cody, una tappa alla Old Trail Town di Cody, che praticamente è una ricca collezione di edifici di legno autentici, completi di mobilia e oggetti che qui sono stati praticamente radunati dai luoghi del Montana e del Wyoming, e hanno dato vita a questo proprio museo a cielo aperto. Quindi si visitano gli edifici del West, le care dei pionieri, le carrozze, le diligenze. Per le famiglie con bambini è decisamente un must, quindi vedete anche nella foto in basso a destra, i bambini si possono anche divertire facendo delle piccole attività. Si gira infatti liberamente con un tour autonomo che può durare circa un'ora, si curiosa tra vari edifici del vecchio West, e addirittura qua ci sono anche dei vecchi edifici originali che erano stati usati come nascondiglio dai vecchi banditi come Butch Cassidy e Sundance Kid. Insomma, quindi è una curiosità per rivivere un po' la storia del vecchio West. Parlando invece interamente dei quattro stati, ovviamente durante la stagione estiva non si può non assistere a uno dei rodei. Ci sono rodei da maggio a ottobre. Vi ricordo quelli più importanti: lo Cheyenne Frontiers Days, che è il museo più grande, il museo outdoor più grande al mondo, che si svolge sempre durante l'ultima settimana di luglio, quest'anno dal 20 al 29 luglio, nella capitale Cheyenne. Ovviamente ci sono anche dei rodei anche in altre cittadine, come la cittadina di Casper o la stessa Cody, dove si tiene il rodeo ogni sera d'estate.
ma così siamo anche rodei nelle altre zone, sia in South Dakota che North Dakota che Montana. Il rodeo è parte, diciamo, integrante di della cultura western e quindi di una vacanza nel nord-ovest. Sempre durante la stagione estiva si può assistere alle celebrazioni dei nativi americani, sono i momenti nei quali i membri delle tribù si uniscono, eseguono le varie onorificenze, i riti, consegnano i doni, si accampano e praticamente sono le proprie celebrazioni dei nativi. Si svolgono principalmente all'aperto durante la stagione estiva e niente, si assiste in maniera sempre molto rispettosa alle loro danze. Qua vi ho messo i quattro principali, diciamo, più importanti, powwow, a partire dal Montana con la Crow Fair Parade che si svolge dal 15 al 20 agosto, quest'anno dal 15 al 20 agosto, ed è addirittura arrivata la centesima edizione. Quindi qua in Montana celebra quest'anno il centesimo anniversario del Crow Fair Powwow. Molto importante, siamo nella zona della riserva dei corvi. Sempre a cavallo tra agosto e settembre in Wyoming si tiene il Northern Arapaho Pow Wow, mentre a settembre, dal 7 al 9, si trova lo United Tribes International Pow Wow, che si svolge nella capitale dello stato del Nord Dakota, quindi a Bismarck. È uno degli eventi culturali principali del Nord Dakota, che conta oltre una settantina di tribù e circa 2000 danzatori e suonatori e moltissimi ovviamente spettatori da tutti gli Stati Uniti e anche a livello internazionale. Per finire poi a ottobre, quindi Black Hills Powwow della cittadina di Rapid City, questo è l'unico powwow che si svolge diciamo indoor, quindi nell'arena di Rapid City, e si svolge ogni anno a ottobre. Quest'anno cade dal 5 al 7 ottobre. Io vi ringrazio, spero di avervi dato, ecco, dei piccoli spunti, dei piccoli consigli con delle attività, delle esperienze da fare, da proporre qui ai vostri clienti, che siano clienti in viaggio di nozze, famiglie con bambini, gruppi di amici. E adesso passo la parola a Luca, che spiegherà alcuni itinerari dove ovviamente è possibile inserire e combinare delle attività outdoor nelle nostre zone. Grazie, passo la parola a Luca. Grazie Annalisa, grazie dell'interessantissima spiegazione sulle possibili attività che si possono svolgere nelle Rockies. Io mi presento, appunto, sono come al solito Luca, Product Manager Reima Tours, quindi come tour operator intendo indicarvi quali sono i percorsi, quali sono i fly and drive, i tour con accompagnatore e le possibili escursioni che possiamo fare concretamente durante un viaggio in questi bellissimi posti. Andiamo avanti quindi nella nostra spiegazione. Nella nostra programmazione abbiamo alcuni self-drive, praterie del sud e nord Dakota di 8 giorni, centrato chiaramente sul nord e sud Dakota, Cowboys and Indians un po' più lungo di 14 giorni che tocca un po' tutti e quattro gli stati delle montagne rocciose. Il primo caso abbiamo già presentato in un altro webinar. Comunque, le praterie del sud e nord Dakota comprende 5 pernottamenti in hotel 3 stelle, compresi tra le città di Rapid City, Deadwood, Medora, e 2 notti all'interno di un ranch per dare proprio anche la possibilità di provare questa esperienza, in particolar modo presso il Diamond Seven Bar Guest Ranch di Alva, che si trova vicino appunto alla Devil's Tower. Il tutto con un auto a noleggio per 7 giorni. Il prezzo a persona per questo tipo di pacchetto è di 1.198 euro per persona, più o meno un percorso di 1.000 km che inizia e termina a Rapid City, dove arriveremo con il volo, noleggeremo la nostra auto e inizieremo questo percorso verso nord, andando quindi da Rapid City verso il Nord Dakota e la città di Medora e tornando giù, passando appunto per la Devil's Tower, il pernottamento al Diamond Seven Bar Guest Ranch.
E queste sono le varie cose che possiamo vedere, destinazioni che possiamo, di cui possiamo godere all'interno, delle montagne rocciose e in questa zona in particolare il Mount Rushmore, come potete vedere nella foto in alto a sinistra, il Custer State Park di cui ci parlava prima Annalisa, la zona del Parco Nazionale appunto. Il Crazy Horse Memorial, appunto dedicato a Crazy Horse, e qui in basso a sinistra il Parco Nazionale delle Badlands, che si trova sempre in South Dakota. Mentre nella parte un po' più a sud, un po' più a nord, visiteremo la città di Deadwood, dedicato appunto ai famosi pistoleri del western, ai famosi saloon, dove molti di loro ci hanno anche lasciato le penne. Esploreremo la bellissima città di Medora, dove durante l'estate si svolge appunto lo show della città di Medora, ed è anche porta d'ingresso al Theodore Roosevelt National Park, l'unico parco nazionale che porta il nome di un presidente americano. Concluderemo questo self-drive con un pernottamento all'interno di un ranch, dove potremo provare attività di tutti i tipi, quindi dal tiro al lasso, all'escursione a cavallo, alle cene appunto all'aperto con il fuoco per riscaldare la buonissima carne che si può gustare in questi posti. Ed è un flying dive, direi, un po' per tutti, sia per individuali che per famiglie, che per viaggi di nozze che vogliono provare questo tipo di attività. Un fly and drive invece un po' più completo, che comprende anche gli stati del Wyoming e del Montana, è il Cowboys and Indians di 14 giorni. Inizia e termina a Denver, quindi andiamo anche a toccare lo stato del Colorado, e prosegue quindi per Cheyenne, Hot Springs, Rabbit City, Billings, Cody, Yellowstone National Park, Jackson Hole, Salt Lake City e Moab. O Moab, che qua Gianluca, per esempio, mi riprenderebbe sicuramente. 13 giorni di noleggio auto dall'aeroporto di Denver, una roadmap personalizzata in italiano, completamente personalizzata per i nostri clienti, dove gli suggeriamo tutti i tipi di attività, che si possono svolgere durante il loro viaggio, più o meno a un prezzo di 1.300 euro per persona. Questo è l'itinerario, chiaramente ci sono molti più chilometri da percorrere, sono circa 3.780 chilometri, però sicuramente ci dà un'idea un po' più dettagliata, un po' più completa di quello che sono i quattro stati delle rocciose americane. Oltre ai self-drive, per gli amanti della guida, ci sono anche persone che invece di guidare non ne vogliono proprio sapere, anzi preferiscono un bel tour con accompagnatore, dove c'è un autista, una guida che viaggia con loro e li porta a scoprire i segreti appunto delle montagne rocciose. Da qui due tipi di tour molto diversi tra di loro. Il primo è un tour collettivo di 15 giorni che si chiama Cowboys and Indians, anche in questo caso. Abbiamo una grandissima fantasia, in effetti. Partenze collettive con accompagnatore da Denver il 2 giugno, il 14 luglio, il 28 di luglio e l'11 di agosto. Alcune di queste date sono già chiuse perché questo è un tour che viene venduto moltissimo, è molto molto famoso, anche perché è uno dei pochissimi tour che passa per questi stati. Il prezzo è circa 2.130 euro per persona sul nostro catalogo. Ma mi vorrei concentrare su un'altra tipologia di tour che noi abbiamo chiamato tour privati con partenze esclusive. Questo tour è nuovissimo, è un trekking tour, quindi per persone che amano appunto passeggiare, camminare, il livello comunque è medio-basso, non ci sono tantissime passeggiate, cioè non è che si passa tutto il giorno fuori a fare trekking. E partenza esclusiva con accompagnatore da Salt Lake City a Las Vegas, quindi il tour inizia in effetti da Salt Lake City e termina a Las Vegas. La data di partenza è il 5 di agosto. Il prezzo è di 3.290 euro per persona, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Innanzitutto, la caratteristica di questo tour è che non viene fatto con un autobus da 50 posti, ma con un van da 15 posti, con guida naturalistica esperta in trekking. Quindi ci sarà, oltre all'accompagnatore italiano, una guida locale sul posto che ci condurrà durante tutto il percorso, 13 notti, da Salt Lake City, passando per il Grand Teton, Yellowstone, Jackson Hole, Aspen, Durango, Page, Grand Canyon, Las Vegas. Quindi esattamente avremo la possibilità di vedere
numerosissimi parchi molto diversi tra di loro, passando per i vari stati. E, tra l'altro, questo è l'unico tour che a mia memoria, sinceramente, passa per Aspen, che è la regina delle nevi, appunto, del Colorado. Ma mi vorrei focalizzare sull'aspetto dei pasti. Questo tour include la mezza pensione, quindi 13 colazioni e 12 pranzi al sacco, che vengono cucinati direttamente sul posto attraverso appunto un cucinino che si trasporta insieme al van. E questa è una cosa molto particolare perché ci permette comunque di gustare i nostri pasti anche lì dove non ci sono bar, non ci sono ristoranti, ma è proprio una vera cucina da campo che viene attrezzata e la guida cucina per tutti in dei posti, potete credermi, meravigliosi. Chiaramente tutti gli ingressi ai parchi sono inclusi. Ma andiamoci a concentrare sulla parte, diciamo, che riguarda le montagne rocciose. Quindi abbiamo detto che il tour parte da Salt Lake City e si dirige verso Yellowstone National Park. Questo è il percorso che vedete qui nella mappa sulla destra. Quindi partenza da Salt Lake City, arrivo al Yellowstone National Park, si discende giù verso il Grand Teton National Park e poi ci si dirige verso sud, verso il Colorado. È un percorso di circa 3.250 km, di cui 75 di trekking di livello medio-basso, come vi dicevo prima. Quindi è un trekking molto semplice che si può facilmente fare. Però è importante dirlo ai nostri clienti. Focalizziamoci sugli highlights, cioè sulle cose importanti che vengono fatte durante il percorso nelle montagne rocciose. Il secondo giorno, quindi, si arriva al Grand Teton dopo 450 km e si prende la seggiovia del Grand Targhee con panorama spettacolare del Grand Teton National Park. Anche qui pranzo al sacco, passeggiata lungo i crinali con vista delle splendide vette. Il terzo giorno ci dirigiamo da Grand Teton verso lo Yellowstone National Park, quindi entriamo nel parco di Yellowstone. Avremo qui subito un trekking vicino al Grand Canyon dello Yellowstone, perché non esiste soltanto il Grand Canyon dell'Arizona, ma c'è anche un Grand Canyon all'interno dello Yellowstone National Park, lungo la strada che si chiama Wapiti Trail, verrà fatto questo trekking. Dopodiché ci sarà l'ingresso al canyon con vista sulle cascate e il pranzo al sacco. Avremo la possibilità anche durante il percorso per dirigersi verso il nostro albergo di avvistare mandrie di bisonti, lupi e l'orso delle valli di Aiden e Lamar. Questo è quindi le attività, un po' l'highlights delle attività che vengono svolte il terzo giorno. Nel quarto giorno ci concentriamo ancora all'interno dello Yellowstone National Park e andremo a esplorare la zona di Mammoth Hot Spring, situata nell'ingresso nord del parco. Qui c'è la Upper e Lower Geyser Basin, dove possiamo ammirare il Grand Prismatic Springs, che qui nella foto in basso a sinistra ha dei colori incredibili, veramente. Ci sono tantissimi poi, c'è sicuramente da andare ad osservare le eruzioni del geyser dell'Old Faithful, che è il più famoso dello Yellowstone National Park, dove è vicino a questo, erutta circa ogni 60 minuti. E vicino a questo c'è l'Old Faithful Inn Resort, che è un posto meraviglioso, sicuramente da andare a vedere almeno per fare qualche scatto. Anche qui pranzo al sacco. Il quinto giorno si scende verso sud, quindi si comincia ad andare verso la valle di Jackson, passeggiando diciamo attraverso il Grand Teton National Park. Quindi ci sarà prima di tutto una passeggiata sulle passerelle del West Trump, che si trova a Lake Yellowstone, sopra dei soffioni di acqua bollente. L'ingresso al parco di Grand Teton dalla parte del lato orientale, il trekking lungo lo String Lake e la navigazione del Jenny Lake, che è uno dei laghi più importanti appunto del Grand Teton National Park, con ingresso al Visitor Center. Anche qui seguito da pranzo al sacco. Quindi vedete, ci sono tutta una serie di attività all'aperto, accompagnati da questa guida naturalistica, che ci portano veramente a scoprire la realtà di questi parchi, a viverli esattamente per come sono, cioè parchi all'aria aperta, quindi non parchi da vedere con una foto e andare via. Insomma, è importante fare questo tipo di attività per scoprire la natura e l'essenza di questi posti. Diciamo che
per chiudere, questo tipologia di tour con accompagnatore sicuramente sono da consigliare a delle persone un po' sportive che hanno la possibilità appunto di camminare, di sostenere passeggiate di circa una decina chi di chilometri, non tutti i giorni chiaramente, però insomma buona parte del tempo verranno fatte anche questo tipo di attività. Ma esattamente quali sono le proposte che noi possiamo diciamo, offrire ai nostri clienti che vengono a visitare i parchi nazionali? Qui ne ho messo alcuni esempi a seconda del posto, appunto, con dei prezzi. Per esempio, nel West Glacier in Montana, chi vuole fare 4 ore di rafting, sa che si può fare prenotandolo dall'Italia, sicuramente, soprattutto durante i periodi di alta stagione, a un prezzo di circa 66 euro per persona. Se vogliamo aggiungere una cena alle 4 ore di rafting, il prezzo diventerà 88 euro per persona. Prima Annalisa parlava della fly fishing, che è questa attività che è molto importante appunto in Montana. È possibile fare questa esperienza con una guida che fornisce anche tutta l'attrezzatura per 4 ore a un prezzo di 430 euro totali, oppure per 8 ore, a seconda delle passioni che uno ha, a un prezzo un po' più alto di 565 euro. Annalisa parlava anche dell'attività molto carina che si svolge all'interno del Custer State Park, questo Safari Jeep Tour che è adatto sì per famiglie, ma non solo, quindi si può fare di 2 ore a un prezzo di 58 euro per persona, 4 ore con cena a un prezzo di 102 euro per persona, oppure c'è la possibilità di fare le 3 ore di high ride e chuck wagon con cena a un prezzo di 58 euro per persona. Guardate che queste sono esperienze che secondo me sono veramente importanti all'interno di un'esperienza fly and drive o di un'esperienza tour con accompagnatore. Comunque sia, fanno veramente vivere l'essenza di questi posti. A Rapid City in South Dakota, come vedete in questa bellissima foto, c'è la possibilità di fare delle visite guidate in lingua inglese, chiaramente, qui non c'è purtroppo la lingua italiana, però c'è la possibilità di fare la visita guidata del Mount Rushmore e del Crazy Horse a un prezzo di circa 109 euro per persona, oppure 4 ore e mezza il tour delle Badlands National Park, con sosta allo storico World Drug Store, che praticamente è un negozio che avrà 1000 anni di vita, dove comunque è possibile comprare dei gadget, dei souvenir, ed ha una propria storia. Insomma, questo posto c'è da sempre e si trova vicino al Badlands National Park, appunto. Passando nel Wyoming, esattamente nella città di Cody, non potremo non andare a visitare il famosissimo Buffalo Bill Center of the West, che ha un prezzo di 18 euro per persona. E oltre a questo, si può abbinare la visita del museo anche al Cowboy Music Show e cena. A un prezzo di 58 euro per persona, quindi vedete, non stiamo parlando di prezzi astronomici, ma sono prezzi moderati per vivere le attività del posto. Oltre al Buffalo Bill Center of the West, ci sono attività all'aperto tipo rafting, nel whitewater rafting con pranzo a 64 euro. Oppure, se vogliamo fare un tour in bus delle Northern Hills e dei Deadwood, lo potremo fare a un prezzo di 109 euro per persona. All'interno dello Yellowstone National Park, che si divide quasi esclusivamente nello stato del Wyoming e in parte anche nello stato del Montana, avremo la possibilità di fare, se vogliamo, kayak sul Lake Yellowstone con un pranzo all'aria aperta ad un costo di 188 euro per persona, 2 ore di horseback ride, quindi escursione passeggiata con il cavallo, al costo di circa 95 euro per persona. A questo possiamo abbinare una cena western all'aperto con un supplemento fino ad arrivare a 122 euro per persona, oppure potremmo fare dei bus tour con guida, Northern Hills e Deadwood, 109 per persona, e soprattutto un Circle of Fire, che è un tour in bus di 9 ore che viene fatto all'interno dello Yellowstone National Park. Questo per chi magari arriva lì e veramente non sa che cosa fare, preferisce avere una guida locale che lo porti in giro a vedere il parco, perché ricordiamo che il parco di Yellowstone non è proprio piccolino, ma è grande come la nostra regione Lombardia.
Una caratteristica molto importante appunto di tutte queste attività all'aria aperta sono la possibilità di fare queste scene con musica, quindi in stile old western. Ricordiamo che la musica è un fattore fondamentale delle montagne rocciose, molto importante, e viene abbinata anche a un discorso di pasti che si possono fare all'aria aperta. Offriamo anche la possibilità di fare queste scene all'aria aperta ed è una cosa veramente entusiasmante, secondo me, dove le famiglie con bambini rimarranno sicuramente felicissimi. A Jackson ci sono dei Grizzly e Wolf Safari Tour che possono durare 2 o 3 giorni, e quindi con una guida privata, sempre in lingua inglese, si possono fare dei tour all'interno del parco per avvistamento appunto degli orsi. Dell'orso grizzly e dei lupi che vivono nel parco, appunto, e quelli sono i supplementi che vengono richiesti, insomma. Vorrei appunto concludere questa presentazione ricordando i nostri contatti, quindi telefono, posta elettronica, sito internet, pagina Facebook, e vi ricordo che Reima Tours è una famiglia di specialisti da 29 anni al vostro servizio. Quindi ringrazio a tutti per l'attenzione e per la pazienza e ci sentiamo al prossimo webinar. Grazie tante. Grazie Luca, grazie mille. Ricordo che appunto le attività, le esperienze che avevo detto prima le ha citate anche Luca, quindi sono prenotabili tramite direttamente con l'operatore. Grazie ancora Luca, grazie Mattia, grazie Lia. Grazie Annalisa. Grazie, grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Ciao, Ciao, buona ciao, serata a tutti. ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie per essere rimasti collegati fino ad ora e vi lascio, diciamo, vi do appuntamento a domani con il Las Vegas e Condor Airlines e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti. Ciao Lia, grazie. Ciao Luca. Ciao, grazie. Ciao Mattia.